primo esperimento usiamo un bicchiere, un foglio con una freccia disegnata e dell'acqua. Come prima cosa ho messo il foglio dietro il bicchiere e ora andrò a versare l'acqua. Ora possiamo notare che la freccia ha cambiato verso e si è anche ingrandita. E ciò avviene per il fenomeno della rifrazione della luce. Per questo esperimento, invece, avremo bisogno di un semplice bicchiere, una cannuccia e un po' d'acqua. Il fascio di luce, entrando nell'acqua, cambia inclinazione, ma in parte viene riflesso. La cannuccia appare spezzata nel punto in cui emerge dall'acqua, perché la luce, passando dall'aria all'acqua, subisce una variazione di velocità che provoca a sua volta un cambio di direzione. Questo fenomeno può far apparire un corpo in una posizione diversa da quella reale, per questo la cannuccia appare spostata, ma in realtà non è così. Questo è dovuto al raggio incidente, cioè il raggio che parte dall'aria verso l'acqua, che si piega verso la perpendicolare alla superficie di separazione. A sua volta il raggio rifratto sarà quello che emerge dalla superficie. Queste illusioni ottiche sono dovute alla proprietà di rifrazione della luce, la quale non è altro che la deviazione che un raggio di luce subisce quando passa da un mezzo trasparente ad un altro mezzo trasparente, ma con diverse densità, come ad esempio aria e acqua oppure materiali diversi come aria e vetro.